Ragazzi, benvenuti a tutti. Siamo a sei partite dalla conclusione. Siamo usciti dalla Coppa e purtroppo non parteciperemo alla Coppa delle Coppe. Allora, andiamo a vedere la situazione di classifica. Come potete vedere, mancano sei partite, perché qui sono 34 e non 38. Andiamo adesso ad affrontare il Mönchengladbach, il Borussia Mönchengladbach, partita davvero tosta. La classifica ci sorride abbastanza perché siamo a più 7 sull'Lipsia, però bisognerà stare attenti a non incappare in una sconfitta, perché un'eventuale vittoria di Lipsia e Wolfsburg si avvicinerebbero poi a 5 partite dalla fine pericolosamente a noi. Non sarà ancora matematica, perché anche in caso di una sconfitta del Wolfsburg e dell'Lipsia, una nostra vittoria, sì, andremo a più 10 con 15 punti poi da prendere. Diciamo che saremo quasi a posto. Nulla da dire. Andiamo in campo. Io la formazione l'ho già preparata e quindi adesso facciamo subito che vedere le divise. Eccole qua, molto belle. Andiamo a vedere lo stadio, notte, andiamo a vedere se la squadra che ho fatto io le impostazioni, vedete lui me la cambia sempre, però io l'ho salvata qui e questa sarà la nostra formazione. Scusate, il problema è che io non voglio, non volevo evitare l'asma qui, però vedo che giochi, se mi gioca mediano, vediamo cosa succede. 55, si abbassa un po' l'over del giocatore, vabbè, lasciamo così, lasciamo così. Andiamo a controllare solo qui se è tutto a posto. E ragazzi, all'ultimo momento facciamo questo cambio qua. Perfetto. Andiamo in campo per Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach. Partita che ha un valore veramente incredibile. Grande campionato del Borussia Mönchengladbach. E niente, ci giochiamo molto, dobbiamo dare una risposta alla bella partita contro il Wolfsburg in semifinale di Coppa di Lega. In Germania parteciperanno alla Coppa delle Coppe Bayern Monaco e Wolfsburg. Ed eccoci, siamo in casa allo Schuko Arena, squadre che fanno il loro ingresso in campo. Formazioni schierate e andiamo con le formazioni, se ce le farà vedere. No, allora partiamo. Serra, Pritr, pallone a Lausen, indietro a Nilsson, palla adesso a Guglielmo Ramos, Schoff, palla verso Serra, la mette giù. Fa andare adesso Cerny che tocca per Kruger e parte il tiro di prima. Subito pericoloso l'Arminia. Sippel. E vedi Hoffmann. Kramer. Velocissimo avanza. Allarga per Leuner. Su di lui Lausen. Palla ancora indietro a Kramer che può avanzare. Gliela porta via. Lasme molto bene e lancia in contropiede Kruger, è un po' largo, vediamo se riesce ad accentrarsi per un eventuale tiro. Parte tiro, c'è il gol! Grandissimo gol di Kruger che finalmente torna a segnare. 1-0, ma che gol! Bellissimo! Rivediamo, grande Fernandes qui. E Lasme, scusate. A pescare Kruger che si accentra gran sinistro sul secondo palo e nulla può il portiere del Borussia Mönchengladbach. Inter e vedi pallone Hoffmann, solita trama, lo attende Lasme, poi Leiner, sbaglia tanto adesso il Borussia Mönchengladbach,
Attenzione, adesso la palla verso l'Asme, che può avanzare. Pallone da questa parte, ribattuto, profondità, anticipa tutto qui Kramer. Ancora il pallone per Plea, Plea, attenzione, allarga per Hoffman, Lainer, fermato ancora una volta da Lausen, e si riparte. E poi aspettiamo la profondità, Serra, esce il portiere del Borussia Mönchengladbach, colpo di testa, ma siamo in partita, Pritr, pallone ribattuto. Adesso da questa parte per Sindler, lancia verso Hoffman che controlla, mamma mia, grande Lausen, e si riparte. Pallone in profondità, recupera Gunther, poi il Vedi può avanzare per Kramer, palla verso Stindl, ancora in centro per Plea, prova il tiro, ribattuto. E poi qui perdiamo palla al tiro, c'è il pareggio, e c'è il pareggio del Borussia Mönchengladbach con Thuram, 1-1. E allora ripartiamo col risultato di pareggio. Adesso cambiamo un po' fascia, eccolo qua, Brunner. Dai e vai con Schoff, tocca ancora verso Brunner. Pallone in mezzo, poi Serra, si fa anticipare da Armer. Poi Thuram, anticipato a sua volta da Guilherme Ramos. Pallone ancora Schoff. Poi centralmente Serra, ancora Kruger che stoppa la palla, parte tiro giro, è la parata di Sipel. Rilancio di Sipel, c'è l'Asme, bravissimo col piede di testa, ma recupera Kramer, Lainer, ancora Lainer, attenzione, palla centrale per Stindl, parte il tiro, ribattuto, e si ricomincia ancora, Schoff. Pallone lungo verso Serra, Cerny, ancora Kruger, Kruger, cercava di darla all'Asme, non c'è riuscito, ancora l'Asme, si gira, fascia laterale ancora per Lausen, bravissimo, prova a metterla in mezzo, ribattuta da Lainer, rimessa per l'Arminia, vuole dare una stoccata alla sua classifica, Cerny, pallone verso Schoff, parte il tiro, centrale, Sipel blocca. Rilancio ancora in avanti, Cerny di testa, ma recupera Newmans, ancora verso Thuram, Ben Sebani, fallo, calcio di punizione per il Borussia Mönchengladbach. E allora si riparte da Neuhaus, palla in mezzo, Lausen respinge tutto. Ancora pallone a Kramer, recupera bene Cerny e ancora di prima verso Kruger che adesso può andare. C'è spazio, ancora Cerny, si gira, parte tiro e la parata. Ancora di Sipel, incredibile. Ancora 1-1, bellissima partita. Lieberman, Lainer. C'è l'Asme che lo attende come sempre su questa fascia, sta facendo un gran lavoro di chiusura. Hoffman, attenzione, ancora Thuram che c'è un gran tiro, mamma mia, la palla fuori, palla di poco fuori, no, ho sbagliato. Capino rilancia Lausen, attenzione, Plea chiude tutto, bravo Nilsson. Ancora Kramer, gioca bene il Borussia Mönchengladbach, Lainer mette in mezzo, esce Capino e blocca. E subito fa ripartire l'azione con Brunner, Schoff, c'ha campo. La tocca male qui, sbagliando il passaggio. Stindl, Thuram, Plea, anticipato ancora una volta da un ottimo Nilsson. Ancora Nilsson. E ancora lui, Madonna, che difensore. Palla ancora da questa parte verso Serra che pesca con un gran lancio l'Asme. La mette in mezzo Kruger.
Ah, palla fuori, cosa si mangia? Cosa si mangia? Mamma mia. Schipper. Belvedi. Liner. Siamo ormai quasi giunti, dopo questa saranno solo più 5 partite. Porta via la palla l'Asme. E poi tocca per Serra, attenzione. Si gira. Parte il tiro e la parata. Mamma mia. E ancora di Flea. Santo Dio, non entra. Corsa da centrocampo, ancora Kruger, la palla verso Nilsson. L'appoggio ancora verso Kruger. E ancora Nilsson. Parte il tiro a giro, la gran parata ancora di Plea, poi arriva Serra che non ci arriva. Thuram, e finisce il primo tempo. Grande Armia di difesa. Mamma mia. Noi però vogliamo vincere questa partita. E allora adesso andremo a fare uno schema, quello che avevamo all'inizio del campionato. Allora, mettiamo Winner da questa parte. Togliamo l'Asme e mettiamo Okugawa. E si riparte. Vogliamo vincerla, vogliamo staccare il Lipsia, che è sempre lì pericoloso, attacconare la classifica. E vedi, Liner. Palla verso Hoffman, chiude, chiude Lausen, bravo. E adesso ricominciamo. Mette giù bene Larsen, bravo, poi sbaglia. Attenzione, vedi, gioca molto veloce. Attenzione a Turam, poi ancora bene Sabi, bene Sabi. 2-1, 2-1, ancora lui. Ancora lui. Plea e Turam oggi hanno fatto male. Gol non molto meritato, perché fin qui hanno fatto davvero poco. Ripartiamo con Pritr, pallone da questa parte, c'è Winmer da questa, attenzione, palla verso ancora Serra che la mette giù, la tocca adesso per arriva Winmer, parte tiro, Madonna, se segnava quel gol lì. Porca puttana. E palla fuori. E palla fuori. Incredibile. Sipe. E vedi, 2-1 Borussia Mönchengladbach, che con questa vittoria consoliderebbe il terzo posto ormai. Palla lunga, fuori, sbaglia tutto. Lausen, Czerny. Sbaglia tutto Czerny. Attenzione, perché loro sono molto bravi nel palleggio. E ancora Hoffman, ruba palla adesso Nilsson per Lausen. Abbiamo Okugawa da questa parte, tocca ancora per Kruger, la mette dall'altra parte, ancora Pritre, Winner, pallone verso Serra, tocca ancora per Czerny, la mette giù, niente da fare, batti e ribatti, ma la perdiamo noi. Recupera Okugawa, attenzione, Czerny. Czerny, niente da fare. Molto lento questo giocatore qua. Bravo coi piedi, ma è lento in velocità davvero, non ha nulla. Ancora Wimmer, ci prova l'Arminia, niente da fare. E allora si ricomincia ancora da Pritr. Wimmer. Pallone adesso toccato bene in profondità da questa parte, adesso Kruger che si può girare, qui c'è fallo, niente. Attenzione, dai e vai, molto veloci, ma chiudiamo bene ancora una volta. Pritr, Nilsson, niente da fare. Aggressivi, aggressivi. Ma recuperiamo adesso palla, attenzione con Kruger. Kruger, niente, lentissimo è comunque a girarsi. Mamma mia. Qui triplichiamo con la cattiveria. E
andiamo in profondità, c'è Wimmer che scatta, gli viene data la palla e poi classica scivolata. Ben Sabani, Kramer, Lanner, andiamo a dare il tutto per tutto. Kramer, Wimmer la mette giù, grande come sempre. Cerny, pallone adesso a Serra, Serra che si può girare. Wimmer, ancora Wimmer, pallone a Serra centralmente e va ancora Wimmer per un possibile tiro. Adesso si gira, parte il tiro d'esterno e la palla deviata in calcio d'angolo. Che giocatore, il nostro Lionel Messi. Eh sì, linea laterale, arriva a raccogliere Brunner, va a chiudere Kramer subito. Brunner, e tocca qui per Kruger, calcio di rigore netto, calcio di rigore netto. Mamma mia, che dribbling, i danni di non lo so chi sia, vabbè. Possiamo rivedere velocemente. Bel lavoro di Kruger. Questo è calcio di rigore netto. Non ha neanche toccato il pallone. No, tua sorella. Che è qui la bucchina. No, no, non lo batte più lui perché ne ha già sbagliato uno. Facciamo battere a Wimmer. Vediamo se sceglierà l'angolazione giusta. Winner, parato, niente da fare, i rigori noi non siamo più capaci a tirarli. Errore anche di Winner dal dischetto. Larsen, pallone adesso, Basilidas, poi Okogawa, parte il tiro e la parata la deve raccogliere Winner. La mette a centramento per Vasilidis, stop il tiro, ancora la parata. Mamma mia, questo portiere ha preso l'impossibile oggi. Attenzione Hoffman. Non lo ferma Lausen stavolta. Sono bravi comunque. Sulla fascia, una delle squadre più forti che ho incontrato in questo campionato. Capino. Subito Serra. Subito Serra, dobbiamo salire però. Wimmer qui è chiuso, prova ad andarsene. No, no, non è fallo, attenzione qui Ramos, palla in mezzo, Nilsson che chiusura e allora niente, non passa nulla. Beh, sono bravi comunque, attenzione qui, attenzione il tiro, la parata, mamma mia. E qui c'è il fallo, ci sarà il cartellino giallo. E allora, andiamo a modificare velocemente in questi minuti finali. Andiamo a mettere l'esterno qua. E l'esterno qui. Appoggiamo Vasilidas giù. E proviamo a fare difensivo, no? Facciamo modulo fluido, passaggio lungo e alziamo il raggio d'azione e alziamo anche la difesa, ma è un pericolo con questi qua, alza la difesa. Passaggio lungo e allora bisogna tutti andare su. Pallone in mezzo, Larsen, Nilsson, e adesso ci possiamo distendere da questa parte. Molto bene, bravo Nilsson che punta l'uomo. Può andare Nilsson, può andare. Si gira, parte il tiro fuori. Cosa ha fatto Nilsson? Che buco che si era creato da solo. Ma che giocatore. Mamma mia. Difensore. Rilancio adesso, subito in avanti del Borussia Mönchengladbach. Ci deve credere fino alla fine. L'Arminia è stata capace di miracoli in questo campionato. E adesso si riparte e andiamo con dai e vai. Ancora Kruger da questa parte. Bella la palla qui, la ferma Okogawa molto bene. Poi si prova ad andare a centrare. La tocca in mezzo, qui c'è il fallo, Pallone ancora, colpo di tacco. Wimmer!
Mamma mia, era fuori gioco. Meritavamo pareggio. Ma che giocatore è questo Winner? Mamma mia. Veramente bravo. Non pensavo a inizio stagione, invece è veramente forte. Colpo di testa, adesso Laursen. La palla adesso in mezzo. No, sbaglia l'ultimo passaggio qua. Adesso la palla lunga, ancora fallo qui, niente, non viene fischiato. Dobbiamo guardare Wolfsburg e Lipsia cosa hanno fatto. Speriamo che non abbiano vinto, perché sennò le ultime 5 partite sarà tutto di fuoco, eh. Pallone in mezzo, deviato. E chiaramente lo va a raccogliere adesso Ben Sebani. Palla in mezzo, colpo di testa fuori. C'è calcio di punizione, ma. È uscita la grande qualità del Borussia Mönchengladbach, abbiamo perso, pazienza, pallone in mezzo, colpo di testa, adesso uscire fuori, attenzione, attenzione, tiro, ribattuto, adesso fischierà la fine, chiaramente. Perdiamo a 5 partite dalla fine. Andiamo subito a vedere velocemente cosa hanno fatto le altre, soprattutto Lipsia e Wolfsburg. Allora, Lipsia ha vinto. Il Wolfsburg ha perso in casa col Bayer Leverkusen. Quindi direi, vabbè, Wolfsburg ormai secondo me non ci può più raggiungere. Il pericolo è Lipsia. È Lipsia, bisogna stare attenti. Vabbè. Niente ragazzi, io direi che ci lasciamo qua. Andiamo a vedere la prossima se potrò registrarla. Bayer Leverkusen. Andiamo a vedere. Beh, è nono. Sì, poi registreremo ancora questa qui. Poi chiaramente questa e questa no. Poi registreremo il Wolfsburg, vediamo come sarà in classifica e se no faremo questa. Qui dipenderà molto la classifica e questa sicuramente, per vedere anche come va a finire questo campionato. Ragazzi, è stato un piacere. Ciao a tutti.